Benvenuti in questa lezione di biochimica. Con questa lezione terminiamo la via dei pentosofosfati che abbiamo visto nelle precedenti lezioni. Vi chiedo la cortesia quindi di non seguire naturalmente questa lezione se non avete seguito le precedenti. Qui vediamo l'ultima reazione. Ci mancava per terminare, ecco, dovevamo approfondire la reazione numero 3. Quindi la reazione 3 della fase non ossidativa della via dei pentosofosfati. Mi raccomando, voi mi seguite solo, soltanto ed esclusivamente se seguite il filo logico e quindi tutte le lezioni di questo corso dalla prima all'ultima. Se prendete una lezione a caso, ovviamente andate in confusione. Allora, ci eravamo lasciati con il nostro schema generale della via dei pentosofosfati. Vi ho spiegato tutte le tappe di reazione, i vari meccanismi di reazione, vi ho spiegato i siti catalitici degli enzimi e tutto, quindi mi raccomando, seguite le precedenti lezioni. Adesso dobbiamo vedere l'ultima reazione, quella che vi ho cerchiato, quindi state bene attenti. Durante l'ultima reazione, la reazione 3 della fase non ossidativa, cosa accade? Guardate, reagisce una molecola di eritrosio 4-fosfato . Allora, come abbiamo visto, per quanto riguarda la transchetolasi, la prima transchetolasi, anche per quanto riguarda la seconda transchetolasi, quindi quest'altra transchetolasi che catalizza quest'ultima reazione, questo enzima, essendo sempre una transchetolasi, ha, come sapete, come cofattore una molecola di tiamina pirofosfato nel suo sito catalitico. Quindi è importantissimo che voi ricordiate sempre la nostra tiamina pirofosfato, che poi abbiamo anche visto nelle precedenti lezioni di questo corso di biochimica. Non è la prima volta che la incontriamo, e nemmeno la seconda e la terza volta. L'abbiamo già vista, ve ne ho già parlato. E vi ho spiegato vita, morte e miracoli di questo cofattore di grande importanza. Quindi altro non è che la tiamina pirofosfato, altro non è che, sapete, la vitamina B1, questa è la tiamina,